Salve, sono Fabrizio Caon di Digital Yacht. Nel video che segue, il nostro direttore Nick Case vi introdurrà un aggiornamento riguardante il software del nostro charplotter SC500. SC500 è un charplotter con display a colori da 5 pollici ed è disponibile in due versioni. La prima munita di ricevitore AIS, l'altra con collegamento ad un ricevitore o transponder AIS esterno. SC500 è stato immesso nel mercato nel 2010 come primo charplotter al mondo con ricevitore AIS incorporato. Abbiamo recentemente sviluppato un upgrade per il software di SC500 per offrire una migliore visualizzazione delle informazioni AIS. SC500 offre ora la visualizzazione di target collocati. Vedrete infatti ogni target raffigurato da un piccolo triangolo e con una differente colorazione a seconda della tipologia dell'imbarcazione, come mostrato in questa leggenda. Muovendo ora il cursore su un target, potremo visualizzare una finestra con le relative informazioni e, in particolare, il punto di approccio più vicino, con il relativo tempo di raggiungimento, dati che in sintesi indicano la pericolosità del target osservato. Altra caratteristica è data dalla lista dei target nel raggio di azione del charplotter o ricevitore AIS collegato, con possibilità di elencare tali target a seconda del punto di approccio più vicino, velocità a terra o altri criteri. Infine, un'ulteriore novità è data dalla rotta, che permette di seguire l'imbarcazione sulla vostra traiettoria e di osservarne la relativa rotta. Se già disponete di SC500, potrete effettuare l'upgrade senza alcun costo, rendendoci il prodotto, oppure acquistando l'upgrade del software, il quale, a sua volta, vi permetterà di aggiornare il software automaticamente, ogni qualvolta saranno disponibili nuovi aggiornamenti. Grazie per l'attenzione.